Honda Jazz è una di quelle vetture che vengono apprezzate anche da chi non la possiede o non l'ha mai posseduta. Una di quelle vetture che ha costruito la propria fama sulla sostanza. Una icona per la storia dell'automobile, un esempio per la concorrenza. Le convincenti note di questa intramontabile jazz continuano a riecheggiare, dall'ormai lontano 2001, accordate sapientemente nel tempo ai mutamenti e alle nuove tecnologie. Sull'affidabilità globalmente riconosciuta del primo costruttore di motori al mondo poggiano le solide fondamenta del progetto, ma a questo Honda ha saputo aggiungere una massiccia dose di senso pratico che ne ha determinato la fortuna. La jazz di oggi insiste su questa strada e in soli 4 metri trova il modo di fare stare comodi 5 occupanti e i loro bagagli. Si parte da uno spazio utile di 354 litri per raggiungere i 1314 a sedili posteriori abbattuti. Un record, considerate le dimensioni della vettura. Anche il sedile anteriore può essere ripiegato per permettere di caricare oggetti lunghi fino a 2,48 m. Davvero niente male per un'auto che rientra nel novero delle mini monovolume. Se i giapponesi sono stati in grado di stupirci nel far sembrare grandi gli spazi piccoli, ancor meglio hanno saputo fare sul loro terreno preferito, l'elettronica. Ecco che troviamo quello che su una utilitaria una volta non ci saremmo mai aspettati. Cruise control, sedili riscaldabili, gruppi ottici automatici, frenata attiva in città, retrocamera posteriore, aperture e accensione senza chiave, sistema di infotainment avanzato, avviso di collisione anteriore, segnale di abbandono involontario della corsia e riconoscimento della segnaletica stradale. La quadratura del cerchio arriva dall'introduzione di un nuovo motore che porta con sé l'allestimento Dynamic. È una versione studiata per soddisfare chi non riesce a rinunciare ad una guida briosa sempre e comunque. Si tratta di un iVTEC da 1,5 litri benzina aspirato, che eroga la potenza di 130 cavalli, capace di spingersi fino a 7.000 giri. Anche il cambio automatico CVT è stato rivisto per velocizzare la risposta in accelerazione. Il tutto tenendo sempre sott'occhio i consumi, si parla di 5,4 litri per 100 km nel ciclo misto. Sotto controllo anche il prezzo, che per questa versione Dynamic, la più potente in gamma, parte da 18.300 euro.